Biscotto, c'era una palma, erano buoni, erano al cocco, non so perché li abbiano tolti.
si sente troppo. C'è l'equilibrio giusto tra cocco e cioccolato fondente e la pasta frolla, perché c'eravamo un attimo, qualcuno in direct mi aveva scritto la pasta frolla starà bene con il cocco, questa pasta frolla delle gocciole. La risposta è sì, secondo me con il latte freddo sono però non ce l'avevo qua il latte freddo, ma dopo me li mangio con il latte freddo. Poi andrò ad assaggiare anche assaggiare questo che è Ocean Bomb Bubble Tea, Bubble Milk Tea, gusto caramello, che ha qui dice bevanda e poi c'è una scritta tipo asiatica, non so, e ingredienti acqua, palle diciamo, di palline diciamo, perché sono di tapioca, zucchero di canna, latte intero in polvere, panna, tè nero, emulsionante, vabbè ci sono gli additivi, coloranti, emulsionanti vari e conservanti e basta, allergeni, mette latte e panna, bene, ok, assaggiarlo. È anche un bel packaging, devo dire, molto grazioso. C'è anche un'altra versione che è gusto original e che è sui toni del rosa e bianco, mi pare più kawaii, però questo gusto caramello devo assaggiarlo assolutamente. Sa esattamente dalle caramelle, quelle Elac, quelle gusto mu, le caramelle mu, sa la caramella mu, però liquida, bevibile e un po' più leggera diciamo, però il gusto è esattamente quello. Wow, ha provato, a me quelle caramelle piacciono tantissimo, però la cosa disturbante di quelle caramelle è che si appiccicano i denti, assaporare il sapore senza l'inconveniente della PC.
queste non. Lasciami un mi piace per sostenere.